con il mais? Prova a indovinare. I popcorn? Certo, eccoli qua. Li conserverò nel mio magazzino. Non vuoi una carriola? No, e per farci cosa? Posso trasportarli perfettamente da sola. Ma non puoi trasportarli entrambi in una volta. E va bene, allora farò due viaggi. Ecco qua. Oh, mi sono dimenticato il dolce. E dove lo troverai? Le mie antenne dicono da quella parte. Oh, sembra abbastanza pesante. Non per me! Posso trasportare 40 volte il mio peso! Ne sei proprio sicura? 1, 2, 3! Sto bene! Ancora un pezzetto! Forse è meglio tagliarla! E come farai? Con la mandibola, guarda! Adesso dovrai fare molti viaggi! È vero, ma le mie compagne possono aiutarmi! Aspetta, sei un animale con 6 zampe, le antenne, le mandibole e sei tutta nera. Lo so chi sei, sei la formica! Esatto, ma come hai fatto a indovinare? Ehi, perché ti muovi in continuazione? Prova a indovinare! Stai provando un balletto? No! Mi sto muovendo perché ho freddo! E perché? Guardami! Non ho né piume né pelliccia! Sei nudo? Sì, sono nudo e tutto bianco! Forse dovresti correre un po' per riscaldarti! Oh, non posso farlo! Io non ho le zampe! Ehi, e ora dove vai? Ho troppo freddo, vado a casa! Wow, sei davvero molle! Sì, è anche molto sottile, così posso entrare a casa senza problemi! La tua casa è calda e accogliente? Non molto! Purtroppo è piena di spifferi! Ma ho da mangiare! Perché hai messo questa musica? Perché c'è una festa oggi! Su, tutti insieme! Balliamo! Così ci riscalderemo! Aspetta! Sei un animale sottile e agile! Sei tutto bianco, nudo e senza le zampe! Lo so chi sei! Tu sei il bruco! Esatto! Ma come hai fatto a indovinare? Pippo sai, vivi pippo, vivi pippo, do. Perché stai cantando? Prova a indovinare! Stai giocando ai cowboy? No, sto cantando perché non ho paura di niente! Non hai paura nemmeno del buio? Per niente! Di notte mi piace andare per la foresta! Però scommetto che hai paura delle piante carnivore! No! Con il mio muso non ho paura di niente! Guarda! Non mi fa nulla! Wow! Come fai ad essere così coraggioso? Perché ho sempre addosso una specie di corazza! Oh! Allora sei un cavaliere! No! È solo che sono ricoperto di tante squame fortissime! Ma non dappertutto! Ho solo paura quando qualcuno mi fa il solletico sulla pancia! Quando capita, mi arrotolo come una palla! Aspetta! Sei un animale con le zampe, il muso, la coda e le orecchie e sei ricoperto di squame! E quando ti spaventi diventi come una palla! So chi sei! Tu sei l'armadillo! Esatto! Ma come hai fatto a indovinare? Che cosa stai facendo? Prova a indovinare. Vai a caccia? Quasi, sto pescando. Stai pescando in un lago? No, sul ghiaccio.
E come fai a pescare? Prima uso l'olfatto per trovarli. Questo è perfetto. Poi... Fai salti di gioia? No! Rompo il ghiaccio e infilo il muso. Ah, non ci sono pesci qui. Wow! Sai nuotare molto veloce! Sono un campione olimpico, guarda! Bene, aspetterò l'arrivo di qualche pesciolino. Perché non ti nascondi? Lo sono già. Che vuoi dire? Come i pupazzi di neve? No, ancora meglio! Ho la pelliccia bianca, quindi sul ghiaccio non può vedermi nessuno. Aspetta, aspetta, aspetta! Sei un animale con le zampe grandi, le orecchie piccole, il muso grande, hai la pelliccia bianca e vivi su un blocco di ghiaccio! Lo so chi sei! Tu sei l'orso polare! Esatto! Ma come hai fatto a indovinare? Perché hai gli occhi chiusi? Prova a indovinare. Soffri di vertigini? No, ho gli occhi chiusi perché vorrei schiacciare un pisolino. Dormi sul prato? No, dormo sul mio albero. E non hai paura di cadere? Con zampe come le mie non posso cadere. Ma se soffiassi il vento? Mi terrò stretto con i miei artigli. Che stai facendo? Stai attento! Voglio acciuffare quel ramo. Le foglie hanno un buon profumino. Mangi davvero molto? Sì, mangio così tante foglie che... Avvicinati, odora la mia pelliccia. Profumi come il tuo albero. E sembri un orsacchiotto. Adesso capisco perché tutti hanno sempre voglia di abbracciarmi. Aspetta, aspetta, aspetta! Sei un animale con le zampe, gli artigli e la pelliccia. Hai un grande naso nero e le tue orecchie sono soffici. Lo so chi sei! Tu sei il koala! Esatto! Ma come hai fatto a indovinare? Che cosa stai aspettando? Prova a indovinare, marinaio! Una telefonata? No! Sto aspettando di salire sulla mia barca! Sei fortunato! È arrivata! No! Sto aspettando il peschereccio! Ancore le vote! Partenza! Sono stufo di guardare l'orizzonte! Adesso voglio spiegare le mie potenti ali! E vado in alto! Tutti a bordo! E poi si torna a tribordo! Non hai paura delle onde? No, tu sei della terraferma e non sai che io ho le zampe palmate! Amico fuori bordo! Alzare le vele! Nave sul pontile! Abbassare la passerella! Salgo a bordo! E la tua sciabola? Il mio becco è la mia sciabola! E il tuo tesoro? Il mio tesoro? Il mio tesoro è il carico di acciughe che è sopra la nave! Aspetta, aspetta, aspetta! Hai zampe palmate, ali potenti, un bel becco e vivi al mare! Lo so chi sei! Tu sei il gabbiano! Esatto! Ma come hai fatto a indovinare? Stai dormendo? Prova a indovinare. Oh, non è per niente un bel modo di svegliarsi. È vero, ma sono abituata ad essere piatta come una frittata. Oh, hanno tutti paura di te. Lo so, faccio davvero paura. E come mai? Perché la mia bocca è enorme. Ehi, non mangiare anche la telecamera. Mi piace la tua coda, è carina. Grazie, mi aiuta a scivolare nell'acqua. Ma ho qualcosa di ancora più bello. Wow, hai il
mantello come i supereroi. No, queste sono le mie ali. Quando le sbatto sotto l'acqua, anche gli squali hanno paura di me. E quando le porto in superficie... tutti vedono la mia eleganza. Aspetta, aspetta, aspetta! Sei un animale piatto, con una bella coda, le ali grandi e la bocca enorme! Lo so chi sei! Tu sei la razza! Esatto! Ma come hai fatto a indovinare? Che cosa stai facendo? Prova a indovinare. Stai guardando il panorama? No, controllo la situazione. Allora ti serve il telescopio? Certo che no, io ho una vista eccellente. Aha! Ecco il battaglione di capre e l'esercito di pecore. Stanno rompendo le righe. Sarà meglio che vada a riprenderle. Non dimenticare il paracadute! Non mi serve. Posso volare? E puoi volare fino al sole! Certo che no! Mi brucerei le ali! Questo posto è solitario! Dov'è la tua casa? Tutti i membri della mia famiglia vivono in solitudine. Per questo costruiamo i nidi sulla cima delle montagne. Il mio l'ho fatto con i ramoscelli che ho trovato nella valle. E come hai fatto a portarli fin lassù? Con questi e con questo. Wow, sei davvero forte! Puoi scommetterci! Per questo mi ritraggono con una corona imperiale. Aspetta, aspetta, aspetta! Sei un animale con le zampe, gli artigli, il becco affilato e delle ali enormi! Lo so chi sei! Tu sei l'aquila! Esatto! Ma come hai fatto?